No! Bella raga, qua è Nex! E io sono Flynn, oggi siamo qui, ragazzi, tornati! Finalmente vediamo Nex alle prese con il game! Fatto con un gioco dove c'è un fottuto frullatore! Faremo i frullati alla cazzo di cane, va bene come vengono! Esatto, oggi non tirerò polenta perché farò un gameplay diverso dal solito, ovvero andremo a frullare le persone sbagliate da te! Subito, all'inizio, utilizzando le persone che non sanno fare le cose! Tiraci i piedi e fai la like challenge! Non hanno mai visto i piedi nel video! Voglio far vedere un piede! Voglio far cominciamo subito piede. Questo okay, video con la like challenge, okay, così... Respiriamo e con calma, ragazzoli, se volete, solamente se siete arrivati a questo punto del video non l'avete già chiuso, lasciate un bel like, fatelo perché lui, non lo so, lasciate un bel like se volete altri video di gaming dove gioca lui, perché io gliel'ho detto delle volte, fai GTA lui, no, non c'ho voglia, non so giocare, ti dico bene che ti sei lamentato. È perché poi dopo urlo. Ecco, dopo urla perché c'ha paura. Comunque, ragazzi, quest'oggi dovete riuscire a mettere il mi piace con i piedi, perché visto che non mi vengono in mente i piedi, va bene, i piedi, commentando però sotto con scritto occhiaie! E noi sapremo come siete riusciti a lasciare mi piace utilizzando i piedi di Flame. Banane! Facciamo stunt, moriamo, ripartiamo da capo. Sì! Sì! E ancora! No. Ragazzi, partiamo subito col livello, voilà, che io già un po' di gameplay, allora. Orzo, orzo. Il primo che andrei a fare, allora, guarda quanti ce ne sono, io sarei indeciso se fare Hike Jump 1. Che dici, fratello? Facciamo Hike Jump 1. Possiamo anche fare Hike Jump 1. No, partiamo da primo livello. Allora, come personaggi. Ah, ma frulliamo di gente. Frulliamo di persone, sì. Allora, abbiamo Sweedy, Sweet, ragazzo drogato. L'uomo dell'erba. Guarda la faccia, questo è per forza fatto come lo schifo. Fatto come il letto la mattina. Esatto. Abbiamo Stan coso Stan Lee. Esatto. Io lo della Marvel, un po' più in carne. E poi abbiamo la nonnina malefica, la nonna tossicodipendente. Esatto. Noi quest'oggi partiremo subito utilizzando, e che cazzo ne so, cioè, non lo so. Utilizziamo la nonnina malefica, raga. Partiamo subito con lei. Utilizziamo la grandma, la nonna malefica. Partiamo subito col primo livello. Come on, give me your fucking old allora, power, signora vecchia. Sì, bello. Sì, signora vecchia, per favore, però vada avanti. Un po' più di sprint, che devo farci il video allegro. Dai, signora vecchia, porca demonio, vai da dove? Senti. Si riprenda, non muoia. Madonna, ma sì, gli spasmi. Non gli spasmi post morte. L'ammazzo. È morta. Signora nonna, lei è inutile. Perché poi mi mostra il pube? Per favore, la smetta. Prendiamo Stellino il coso. Vediamo che io gli faccio un pochino po' la figura. Perché la nonna, oh, si vede che aveva appena preparato, lo so, i ravioli al nipote, aveva i calli sulle mani. Non la, sa fare niente. E la guida è andata un po' puttana. Comunque, passiamo col prossimo. Stanley, mi raccomando, fai le cose. Oh, cosa per cazzo, qua c'è la Mustang, ragazzone. Ragazzioni, andiamo con la Mustang. Andiamo a fare la schivata pro epica. Sai guidare come uno che veramente c'ha, no, ma gli occhi tipo loca, una destra, una sinistra. No, ma è Stanley che ha le cosce troppo grosse, non riesce. Ma cosa c'è? Attenzione! Ma perché è partito fuori così? Mamma mia! Si è forato il culo. Ha un colapasta al posto del buco anale. Ce n'ha quattro. Quando va al cesso fai passatelli. Basta, porti in casa! Dai, Stanley! Credo in te! Salta e fai saltare fuori uno dei tuoi eroi Marvel. Tipo che non fai fuori l'uomo scroto, che, per l'amor del cielo. Basterebbe anche solo attenzione, l'eroe che sa guidare. Basta, Vai! Parti! Ma perché si sgancia fuori? No, lo tiro io. Porco diavolo! Vedi che ne riesce. Madonna mia santa, Stanley! Vai, dai, che c'hai gli ultimi sensi! Dai, che ce la. Dove devi arrivare? Ma che cazzo ne so che avete di fare il salto e arrivare il più in alto possibile. Visto come abbiamo fatto high jump, adesso facciamo long jump. Facciamo fare il salto lungo. Lungo, lungo, se prima è stato alto adesso è lungo. Adesso è più lungo. Attenzione, signor Stanley, mi raccomando si comporti bene. Anzi, sai cosa facciamo? Usiamo lui, l'unico che non abbiamo ancora usato. L'uomo dell'erba. L'uomo dell'erba, vai, il ragazzo drogato. È vero che c'è voglia di guarda, come così. Che bello, drogato macio. E infatti utilizzeremo questo. Attenzione, ragazzo drogato, facci vedere che sei in botta. Drogato, che sia drogato, su questo non ci piove. Però perché te truccarello e perché non lo sa manco guidare, porca troia, non ci vuole la potete venire un carrello. Ma perché, ma signor, ma guarda, ragazzi, famiglia, me la botta. Ma smetti. Oh, mi viene male agli occhi. Basta che mi diventano gli occhi stronzi. Ma cos'è? Perché? Io questo non lo uso più.
signor Erba, signor Luigi, la prossima volta stia a casa a farsi una tisana, per favore. Facciamo una cosa, andiamo direttamente su Stanley, perché Stanley almeno lui c'ha un po' di crosta, insomma, un po' di anziano, che insomma c'ha un po' di esperienza, a bene, bravo. Sicuramente ha la patente per la macchina, non per il carrello della spesa. Esatto. Vai Stanley, ce la farai, ce la puoi fare, quanti like salgono. No strike, signor Stanley, per favore, almeno salta, fa strike, salta con vai, culo, salta guardalo, con culo, guardalo, saltalo, attenzione. Signor lì, tutto bene? Ho visto saltargli via i maroni. Signora lì, tutto bene? Proviamo con la signora anziana che non ha i maroni, tanto da perdere non ha. Allora, ma c'è una cosa, la nonna è avanti, giù con i ravioli. Signora nonna, la nonnina infame, parte, giù, e attenzione, vai nonna, vai, vai, vai. Poi si conferma con una cosa. Ma perché si deve grattugiare la faccia? E poi cosa diavolo combina? Secondo me con il ragazzo dell'erba non ci riesce a fare più. Perché mi sta prendendo le gambe davanti? Per favore, signora nonna. Posso andare via? Chiuda quelle gambe, chiuda. Faccio un po' di esercizio, lei chiuda. Faccia come Mosè, chiuda le gambe. Faceva così, no Mosè? Non era proprio con le gambe, però ci si può riadattare. Banane! Ragazzuoli, il prossimo livello, io sono disperato, usiamo disperato. Usiamo l'uomo dell'erba. Via, via, anche. Facciamo con l'erbaiolo. Dare soddisfazione, poi se vede le cose avanti. Sì, esatto, magari si fa meno problemi perché ha già fatto di suo. Esatto. E attenzione, partiamo! Vai uomo erbato! Signore dell'erba, faccia il suo lavoro. Guarda lì, attenzione per questo livello. Fast and Conad, attenzione, vai, 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 vai uomo carrello. Attenzione! High jump! No! Scusa, ha fatto la provata. Non lo so, sto tirando, io ti giuro, io vado solamente con le freccine, le sto tirando letteralmente a caso. Attenzione, facciamo la curva. Mamma mia, guarda che derapata. Attenzione, arriviamo qua. Facciamo il salto. High jump, jump, jump. Ciao. Ok, no, ci siamo bloccati, non ci credo. Ero abituato, non arriverò lei in fondo. Signore dell'er... Fallito, l'ho detto, sei un fallito. Perché fallito sono smaciullato. Attenzione, non tipo perché l'han preso, signore. C'era una volta il ragazzo dell'erba. Dati che sembra anche messo non troppo male. Ma come non troppo male? Ha cartocciato dentro della lamiera... Vediamo le cose in positivo, diciamo che è finito, non so, non c'era spazio. Per favore, porca troia, allora adesso facciamo le cose un po' più light. Visto che Fast and Conad non andava tanto di moda, facciamo Fast and Lidl oppure Fast and Eurospin se vogliamo spendere meno. E attenzione, facciamo la curva, ma che ruote, quante ne hanno fatte a fare, ne abbiamo già persa una. Quando ce la fai mi svegli, ci mancano due ruote. Ho bisogno di sostegno, io vai così dormire. Salta, signore. No. Non voglio vedere. Cos'è? C'era una volta il ragazzo dell'erba, cos'è? Tutto bene? Non guidate i carrelli, sono pericolosi. Anche quando fate la spesa non ci andate dentro. E lo credo bene. Facciamo affidamento su lui. Io ritorno su Stanley perché lì almeno riesce a fare qualcosa. Gli altri portatori sono impediti. Marci, sembra veramente. Secondo me con la nonna lo puoi far bene questo. Sì, sì, un tiro nel mezzo che va più lento, abbiamo le curve strette. Eh no, ma sai cosa c'è più che altro? È che abbiamo il salto con il rullo che diventa un casino, che la nonna vai. Bello Stanley la terapata, cioè, vai signori, così, insomma, vai così. E scherziamo! E sicuramente lui no, cioè Stanley è il migliore forse. Te l'ho detto, guarda che roba adesso. Grande, madonna. Terapa! Mamma mia, attenzione, adesso è un salto. Se essere vecchi si è... Sì, te proprio sai guidare come uno che c'ha un cacciavite nell'occhio. Ho visto il buco e mi ci sono infilato, scusa. Comunque essere vecchi, vedi che comunque ha le sue... Cioè, uno si nasce direttamente vecchio. Mamma mia, certo. Cioè, ha delle cose in più che... Ragazzi! Però sarebbe anche bene se uno nasce con il cervello, Vai, fai vedere che c'hai i calli anziani. Fai vedere quanti sono venuti i calli solo per le pipe. Ma anche perché riesci a fare le cose con le mani. Vai Stanley, oddio. No, signor Stanley. Secondo me stava meglio prima di cominciare questo livello. Abbiamo fatto i tagliatelle, raga. Più sfigato, penso, di tutti quanti. Sono le tagliatelle. Mannaggia quel porcaccio del porco.
Ultima volta mi graschio i coglioni. Volente o nolente, facciamo l'ultimo. Adesso se fa il cesso. Quindi, vabbè, con chi lo possiamo fare il cesso? Con chi possiamo fare subito il livello del cesso? La nonna. Chi è il primo che va a vomitare sul cesso? Vabbè, il tipo dell'erba. Esatto! E quindi va lui! Partiamo con Sweetie! Avanti, uomo erbato! Dai, dai, uomo dell'erba! E attenzione, partiamo carichi! Vai, vai! Ma come fa? Perché non va avanti? Perché non va mai a can fly? Open lì! Vai, can touch the asfalto! Sei un... Ti prego! Dai! Perché ci mostra il culo anche questo? L'abbiamo insultato finora, per forza. Sì, ma se io insulto qualcuno non è che mi dà il culo. Dai, nonnina ninfa! Ma se, dai, guarda la vecchia. Ancora. Dai che non serve, no. E ancora mi mostra il culo! Oh, ma che ce ne sono fissati, eh! Non lo voglio il vostro deretano! Non lo vuoi! Io, ragazzi, però, finché non ce la faccio, sto stai lì... se non ce la fa, se non ce la fa sto anziano con i baffi, io non so più a chi affidarmi. Vai, stelli! Non è che... ma potevi saltare un po' prima, eh? Lasciamo stare, ripetiamo, ragazzoli, io devo farcela, stelli, io credo in te. Stan, io credo in te! Vai così! Non una parola! Dai, non so, ragazzi! Adesso Mamma mia! Oh, porca troia, adesso guardiamo, guarda il lato, guarda. Si sa che non aveva beccato subito, perché all'anziano a beccare il buco fa un po' fatica, si deve provare 2-3 volte. È mancata una moneta, devi beccare quella. Va bene, è andato nella barra, finito. La prossima volta che cerco un gioco, evito gli stunt e evito i personaggi mongoloni. Perché, porco diavolo! Sì, vuoi recuperare, ma la vecchia cosa serve questo? Farti bestemmiare i santi. Capisco il tipo dell'erba, che comunque è simpatico perché si accartoccia bene. Ma... impari le bestemmie utilizzando l'anziana. Ah, ecco, ok. Capito? Con questo, noi ti tengo con questo video, speriamo che vi sia piaciuto per qualche minuto. Se così fosse, invito a lasciarci come sempre un bel pollice, un commentino. Vi ricordo di iscrivervi al canale se volete, trovate Facebook o Instagram in descrizione e commenti come al solito. E che dire, qua da next, Stan Lee. Ormai è morto. Ormai, cioè, insomma, la barra ha decretato la sua fine. Almeno ci saluta con la barra. Monta in alto la barra del tuo... Yo, me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.